Con Mauro Turrini, uno dei ricercatori che ha realizzato questa inchiesta, Soggettività intermittenti, inchiesta sui lavoratori dello spettacolo e dell'Oasir. Un'inchiesta ambiziosa in una fase particolare che sta attraversando il nostro paese e che nasce un po', dall'idea di, voler indagare, appunto, analizzare con anche strumenti metodologici nuovi un mondo dello spettacolo che ha subito nel corso degli ultimi anni enormi trasformazioni, parallelamente anche alle trasformazioni che hanno investito, diciamo, le forme classiche del lavoro post-fordista, del lavoro subordinato classicamente inteso. La ricerca, l'inchiesta si pone questo obiettivo ambizioso di far emergere la molteplicità delle forme che il lavoro nell'Oasir ha assunto negli ultimi anni, uscendo fuori, diciamo, al di fuori di quei perimetri classici che fino ad oggi erano stati i contenitori, appunto, della cultura, della produzione teatrale, dello spettacolo. E l'inchiesta poi viene fatta in un particolar modo, in un territorio particolare come quello di Rimini, che è un territorio attraversato da tante figure che fanno parte di questo mondo, in particolar modo del mondo dello spettacolo. Quindi Mauro, ti volevamo chiedere un commento e poi se ci davi anche le indicazioni dove è possibile poi eventualmente approfondire il lavoro che avete fatto. Sì, esattamente, ha inquadrato benissimo i termini della situazione. Allora, il lavoro dello spettacolo era stato considerato a lungo, anche giustamente, una mosca bianca all'interno del panorama lavorativo più generale, perché appunto aveva regole tutte sue, particolari, estranee a quello che era il paradigma diffuso, no? Del posto di lavoro fisso. Da diversi decenni, da almeno un paio di decenni, volendo fare un'analisi un po' grossolana ma comunque puntuale, la situazione è cambiata, sì, appunto, come dicevi, sia nello spettacolo sia nel mondo del lavoro. Il mondo del lavoro in generale è andato verso l'autonomizzazione, verso la precarizzazione, e quindi si è avvicinato al mondo del lavoro dello spettacolo, che nel frattempo si è moltiplicato, si è frammentato, è andato oltre i perimetri classici, delle istituzioni. Quindi noi abbiamo analizzato, Rimini con, alcune interviste in profondità, qualitative. Abbiamo intervistato alcuni operatori dello spettacolo proprio in quanto rappresentanti, diciamo così, di un modo di fare spettacolo, di fare cultura al di fuori delle istituzioni classiche. Rimini è una provincia, diciamo, del distretto del piacere, secondo la definizione che è stata data qualche tempo fa da Aldo Bonomi, quindi è un tessuto economico, un distretto economico che fa perno sulla produzione del piacere, sulla produzione materiale, sulla produzione del desiderio e naturalmente, e però nello stesso tempo è anche una città priva di cultura, è una città senza forti istituzioni della cultura. Per cui è nello stesso tempo vivacissima da un punto di vista di realtà culturali, perché appunto la cultura viene fatta da forme di autoimprenditorialità, da forme nuove, di autoimpiego, che noi abbiamo cercato di analizzare appunto con interviste qualitative sul territorio, ma anche con interviste quantitative estese, al di fuori del territorio, ma sempre rivolte a un determinato target, che è questo, dei nuovi lavoratori dello spettacolo. L'abbiamo fatto attraverso, tanto per dire, la collaborazione con alcune realtà, locali, come il Festival di Sant'Arcangelo, che ha distribuito il nostro sito, il nostro questionario, che è anche un sito che si può visitare all'indirizzo www.inchiesta-loisir.it, attraverso il mail, il meeting delle etichette indipendenti, quindi è andata proprio a cercare, a scovare, le realtà indipendenti della cultura, le realtà più legate all'autoimprenditorialità,
Le realtà che secondo un'etichetta per noi molto calzante superano la classica dicotomia tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, ma anche tra lavoro salariato e imprenditore, nel senso che appunto queste persone spesso fanno autoimpresa, si mettono sul mercato e cercano di in modo indipendente di attivare appunto delle forme nuove di espressione, delle nuove forme che siano anche nuove forme di lavoro, basate ovviamente sulla relazionalità, sulla capacità di creare relazioni, di esprimersi. Naturalmente questo noi l'abbiamo considerato interessante perché ha un potenziale di cambiamento, un potenziale secondo noi Ecco, rivoluzionario, no? infatti questa cosa ti volevo chiedere, cioè dall'inchiesta cioè emerge chiaramente come nel lavoro dello spettacolo le condizioni materiali proprio di organizzazione del lavoro, il fatto che la maggior parte del lavoro che caratterizza un po' tutto il settore dello spettacolo e tutte le sue componenti, dalla preparazione, tutta la parte delle prove, la produzione e quant'altro, molto spesso non vengono retribuite. C'è una forte critica anche da parte degli operatori del settore, a quelli che sono gli istituti, tra virgolette, di rappresentanza, dalla SIAE all'ENPAS e quant'altro. Quindi questa inchiesta mette in rilievo proprio la necessità di, in quanto soggettività intermittente, la necessità di rompere con questo piano che fino ad ora ha limitato proprio anche la crescita in termini produttivi, non tanto del mercato quanto della creatività, che è comunque motore crescita della cultura e della vita anche dei territori. Quindi, quali prospettive in una fase così, insomma, difficile per il nostro paese e al contempo così potenzialmente, diciamo, positiva, se si avrà poi la capacità appunto di connettere tutte queste cose? Ecco, un punto, parlando delle prospettive, un punto interessante da far notare è quello che queste soggettività non sono il frutto di progetti velleitaristici basati appunto su espressioni artistoidi o via dicendo, ma spesso e volentieri, al di là del giudizio estetico che si può dare di ogni singola situazione, sicuramente possiamo dire che a livello generale essi hanno risposto negli ultimi 2 decenni a una domanda di cultura diversa che è andata al di fuori dei canali classici della cultura. E quindi è stata fondamentale sia per rinnovare la cultura sia anche per attivare nuove forme di economia che sono state sospinte anche da una cultura e sono attraversate da una cultura del rifiuto del lavoro fisso, da un rifiuto di un'eterodirezione delle proprie attività e quindi potenzialmente anche hanno per noi un forte valore sia culturale sia politico. Nello stesso tempo, appunto, come ricordavi, anche a causa di un quadro normativo che è stato incapace di aggiornarsi, di riconoscere queste figure in modo appropriato, sia anche da parte delle grandi istituzioni, in primis quelle sindacali, questo comparto lavorativo è attraversato da quello che è uno dei mali, no, del precariato odierno, che è quello dell'autosfruttamento. Quindi ecco, anche la tavola rotonda che abbiamo fatto questa sera, che abbiamo organizzato questa sera in occasione della presentazione del rapporto di ricerca, ha cercato, non so con quanto, non so se con esito positivo o meno, però ecco, lo sforzo è quello di cercare ecco, di fare fuoriuscire queste individualità spesso chiuse all'interno di circoli molto pesanti di autosfruttamento, perché spesso appunto molte attività non vengono retribuite, non vengono riconosciute e quindi in un settore che è sì volontaristico, ma spesso veramente anche in cui il semiprofessionismo significa anche affrontare molti lavori differenti e appunto con tassi di
autosfruttamento notevole. Ecco, il pericolo è l'autosfruttamento, l'orizzonte dovrebbe essere quello di creare una ricomposizione con altre forme di lavoro e anche con altre realtà che agiscono sul territorio in modo attraverso altri linguaggi che sono quelli dell'attivismo sociale piuttosto che altro. Pensando anche con interesse a tante esperienze nazionali come tanti insomma, teatri occupati che le esperienze di teatri occupati che si sono dati, per cui cioè, si rileva comunque la necessità dell'elemento del conflitto, se vogliamo, di un conflitto che sia appunto costituente e che possa produrre non tanto consenso ma condivisione, perché questo è lo scenario che comunque abbiamo davanti. Se si deve parlare, cioè, più che parlare di rappresentanza forse di questi lavoratori sarebbe necessario parlare, come dicevi tu, di reti, di connessioni con... Sì, a questo proposito uno spazio importante, dato che appunto noi comunque abbiamo basato la nostra ricerca su Rimini e anche presentandola, l'abbiamo presentata a Rimini, abbiamo cercato anche di fare ragionamenti che andassero al di là della realtà locale, però che da un punto di vista soprattutto politico ci piacerebbe a questo punto cercare anche di cogliere questa occasione per coinvolgere diversi soggetti, anche istituzionali, anche non sempre aperti nei confronti di determinate pratiche, nei confronti di riappropriazione di una cosa fondamentale che è emersa dalla nostra ricerca, come è emersa anche dalle realtà dell'ultimo anno, è quello dello spazio, appunto, la rivendicazione di uno spazio come punto di partenza per una condivisione e da lì anche di un rilancio di nuove attività, nuove pratiche, un modo anche per farsi riconoscere a livello sociale. E quindi sì, da un punto di vista locale io credo che lo spazio, conquistare uno spazio a Rimini sarebbe una cosa molto auspicabile e anche realizzabile.